Ciao a tutti e a tutte, nello spazio emergenti di oggi vi parlo di L'uomo stanco di Alessio Pecoraro, edito da Nulla Die. Il protagonista di questo libro, Noah, un pomeriggio d'estate scopre un rifugio sotterraneo nel bosco che ha vicino a casa. E all'interno di questo rifugio scopre anche un diario segreto, un diario che appartiene all'uomo stanco, è così che si firma infatti l'uomo che ha scritto questo diario. Leggendo il diario, Noah scopre che all'interno del rifugio c'è un serpente particolare, un serpente che può essere richiamato soffiando all'interno del buco. Serpente va poi a mordere l'uomo che soffierà all'interno del buco, appunto, provocando in quest'uomo degli stati allucinatori pazzeschi. I personaggi ricorrenti all'interno di questo libro sono diversi e è come se tra di loro formassero delle storyline differenti. Abbiamo Noah e Cora, marito e moglie, una coppia di neosposini che hanno deciso di abbandonare la vita frenetica e caotica della città per trasferirsi e andare a vivere in montagna. Poi abbiamo Ralph, che è il fratello gemello dell'uomo stanco, che è il fondatore di una casa cinematografica che produce film porno. Poi abbiamo Pablo e Caccola. Pablo è lo stalliere tuttofare di Noah e Cora. Caccola è l'amatissimo cavallo di Cora, che deve questo nome a una sua caratteristica particolare. Cosa c'è? Amore mio! Ma ciao! Ma ciao, ma era da tanto che non comparivi su un video, sai? Nim. Brava. Tutti i personaggi sono ben caratterizzati, alcuni fanno sorridere per le loro peculiarità, altri fanno indignare e arrabbiare per i loro comportamenti, però tutti in un modo o nell'altro sono essenziali ai fini della storia, storia che fa riflettere sui comportamenti generali che l'uomo ha. Comportamenti spesso superficiali nei confronti degli oggetti che circondano l'uomo e anche però si sofferma, è una storia che si sofferma molto sul rapporto fraterno, che spesso è rovinato da rancori e liti che non si è mai cercato di risolvere. Questo è il secondo libro che leggo in realtà di Alessio Pecoraro e il primo libro è Romanzo disumano, ve ne ho parlato sempre in uno spazio all'emergente, il numero 8 che vi lascio linkato qui sopra e qui sotto nelle info box. E anche in questo caso, come con il Romanzo disumano, L'uomo stanco è un romanzo piuttosto introspettivo e sicuramente particolare. Trovo che i libri di questo autore non siano facili, non siano semplici né da leggere né da capire, e nemmeno da digerire. Ma proprio per questo, secondo me, hanno una marcia in più rispetto a tanti altri libri. Allora, devo ammettere che la lettura di questo libro, appunto, non è stata semplicissima, non è stata facilissima, però fin dalla prima pagina ero assolutamente incuriosita di vedere come si sarebbero evolute le cose e come sarebbe andata poi a finire la vicenda. Per quanto riguarda il finale, è stato un finale totalmente inaspettato e profondamente triste, ma la tristezza aleggia nell'aria fin dalle prime pagine, comunque. Io non mi ricordo se l'avevo detto sul video dedicato al romanzo disumano, so che l'avevo scritto nel blog, comunque anche in questo caso Alessio Pecoraro ha finito il libro con dei ringraziamenti molto toccanti, stavo dicendo strazianti. Sono i migliori ringraziamenti che io abbia mai letto in tutti i libri che io ho letto nel corso della mia vita e sono tanti. Come vi dicevo prima, nell'uomo stanco è molto molto importante il rapporto fraterno ed è proprio al rapporto fraterno che Alessio Pecoraro rivolge i suoi ringraziamenti, sia in Romanzo disumano sia nell'uomo stanco, appunto. E in entrambi i casi io ho pianto quando ho letto i ringraziamenti. Questa è solo una piccola postilla, diciamo, perché ovviamente non si giudica un libro dai ringraziamenti, comunque ci tenevo a sottolineare anche questa cosa, perché veramente non è da tutti scrivere dei ringraziamenti così toccanti. E comunque, se non si fosse capito, il libro è consigliato. A volte non lo rendo mai esplicito con una frase, beh, quindi mi viene sempre il dubbio se si capisca oppure no, comunque è consigliato. E detto questo, ve lo lascio linkato qui sotto ad Amazon con cui sono affiliata. Se volete leggervi la trama oppure procedere all'acquisto, mi fareste un favore perché sosterrete, mi aiuterete a sostenere il canale, ma non ci incischiamo oltre.
Vi ricordo che qua sotto trovate anche tutti i miei social se volete seguirmi al di fuori di YouTube, quindi blog, pagina Facebook, gruppo Facebook, Twitter, Instagram, Goodreads e il canale Telegram per essere sempre aggiornati in anticipo sulle nuove uscite del blog e del canale. E direi che noi ci possiamo vedere ad un prossimo video. Ciao!